Salve ragazzi e bentornati a un altro episodio di Magic Beach Raccolta. Oggi parliamo un pochettino di quello che sta succedendo in Italia. E allora, prima di tutto vi faccio vedere questo lavoro alle mie spalle che vedete qui, che l'ho aggiunto io questi giorni, uno schizzo di troppa roba in giro, una cosa e un'altra, però mi sono messo a fare questa mensola che è lunga per tutta la camera. E dove sotto, dove dormiamo, dove io e mia moglie dormiamo, ho messo due plug da soffitto attaccate nel legno così, con gli interruttori, una di qua e una di là, potete vedere ancora di là, lo metto acceso perché la tengo accesa di là, e niente, così per ordinare un po' e se c'è bisogno una notte così di leggere, così due plug, l'interruttore sono il massimo, beh, anche, ho, anche stavolta ho fatto qualcosa di utile, cerco sempre di fare qualcosa di utile quando si muove. Ora, volevo parlare oggi del fatto, quello che sta succedendo, tornando noi in Italia, del fatto che non mi quadra molto diciamo, questa regola salva banche, questa regola che il governo, il nostro bellissimo, bravissimo e fedelissimo governo italiano sta mettendo su. Come dire, terremotati sotto la neve e tutto il resto, tutto quello che sta succedendo in Italia da noi, ci pensiamo a pensare a fare una legge salva banche, quando abbiamo milioni e milioni di persone in difficoltà in questo momento là, ma io dico, ma governo, ma che, cioè, ci stiamo prendendo per il culo, ci stiamo prendendo. Io ho vissuto tanti anni fa come volontario di protezione civile e scia in Croce Rossa perché ho cambiato un po' di associazioni, ma anche di mio, senza essere in nessuna associazione, come volontario, conoscenza di qualche, insomma, qualche studio sul soccorso, quello lì, l'ho fatto, ora sono andato giù, ho vissuto molto intensamente il terremoto dell'Aquila e scia quello dell'Emilia. Questo non ci sono andato per motivi personali, più che altro lavorativi, dove io mi chiedo tutte le volte che c'è un terremoto ne approfittano per fare queste, diciamo, collette solidali che dona, fai il numero, manda un sms al numero e dona 2 euro. Beh, io da quanto faccio 2 o 3 conti, da quello che ho sentito da varie associazioni, da varie cose, ci sono stati raccolti quasi 1 milione di euro giù di lì. Dove sono spariti? Terremotati, non gli è arrivato niente. Io ho fatto una colletta insieme a mia moglie, abbiamo comprato dei giochi, dei regali nuovi, anche abbastanza. Non delle cosine piccole, delle cose, 6-7 giocattoli, diciamo, per i bambini che in questo momento sono molto più in difficoltà laggiù, li abbiamo portati all'emittente radio locale, dove siamo, lì sì che abbiamo visto veramente una cosa ecosolidale, cioè, entrando in radio abbiamo visto un salone con centinaia e centinaia e centinaia di giocattoli da portare giù ai bambini e le persone in difficoltà in questo momento laggiù. Ecco, queste sono le cose che ti colpiscono, queste sono le cose che veramente dico, non dico aiuto perché è una parola grossa dire aiutami, però questa è la cosa che, insomma, ti riempiono il cuore, dici, un piccolo aiuto almeno per i più piccoli, per i più deboli, che adesso in questo momento sotto la neve, loro ancora molti di loro non capiscono, quindi la prendono come giocare, sono lì anche con i nostri, con gli altri centinaia e centinaia di giocattoli donati da tantissima gente italiana. E che dire, siamo meglio noi del governo alla fine, e quei soldi lì sicuramente degli sms è stata una cospirazione, una cosa organizzata per sempre per prenderceli loro e mettere nel decreto salva banca, roba del genere.
Insomma, i terremotati, quei soldi non sono mai arrivati, quindi inutile prenderci per il culo. E niente, volevo concludere questo altro episodio di Magic Beach Racconta con una piccola pillola, una piccola. Anche perché sono, cioè, è fatica spiegare un pochettino perché mi sta un po' sul gozzo quando si va attorno alle persone che sono in difficoltà per, cioè ti approfitti di una persona che in questo momento ha perso tutta in difficoltà per arricchirti. Tu che hai i miliardi, tu che giri con le macchine alla scorta, vai attorno della gente che non ha più niente. E la prendi per il culo. Anche le casine riscaldate, quelle cose lì che il famigerato Renzi aveva promesso, tipo, dove sono? Nessuno le ha viste. Perché? Perché non sono mai arrivate. Perché è stata una promessa per cercare di avere dei voti. Renzi non è stato messo lì dagli italiani, ho sentito che qualche italiano che nei commenti ha scritto non lamentiamoci perché gli italiani sono un branco di somari perché sono stati loro a eleggere, sono loro che sono stati d'accordo. Ragazzo mio, ragazzi miei, perché siete in 3-4 che ho letto questo commento, informatevi. Renzi non gliel'abbiamo messo noi italiani, Renzi gliel'ha messo, è stato un governo autoeletto, come quello che è venuto su adesso. Chi l'ha eletto? Nessuno, però c'è. Quindi sono, adesso stanno facendo un po' col cavolo che gli pare, si sono autoeletti ancora. A me non mi interessa, a me. Il Parlamento non rappresenta me, quindi io Magic Beach si autorappresento. Io non ho banche, non ho conti, non ho, ho il mio lavoro, il mio stipendio, me lo metto dove cavolo mi pare a me. Non devo dare spiegazioni a nessuno, una cosa o un'altra, io penso che sia la cosa migliore. Lavorare, fare il suo lavoro, prendere il suo stipendio e spendermelo come cavolo mi pare. Io se voglio dare 1.000 euro, 2.000 euro, andare giù, dare 2.000 euro cash a un terremotato, glieli do. Non devo andare a chiedere alla banca 2.000 euro, che mi vengono a chiedere cosa devi fare 2.000 euro. Cioè, va bene, io sono romagnolo. Ma mi sono guadagnato, la mia fatica, fa che cavo con me con i miei bocchi. Invece no, se tu li metti in banca devi dichiarare perché prendi una cifra così alta. Io non li vengo a prendere da te, io li vengo a prendere dai miei. Te non mi dai niente di tuo, tu mi dai cose mie. E io devo andare in banca, devo andare a portare i miei soldi, la mia fatica, in dei posti che prendono già i miliardi piuttosto che dare i terremotati, li danno loro. E io devo dichiarare che se prendo 1.000, 2.000 euro dove li metto? Siamo perdere, va. Come si dice in Romagna, un capesco pinino. E niente, anche questa puntata di Magic Beach Racconta termina qui. Io vi invito a stalkerarmi di like, come sempre, mettete il vostro pollicione in su a questo video, a seguirmi anche su Facebook alla pagina Magic Beach e o su Instagram sempre Magic Beach. E tutto qui ragazzi, ci vediamo alla prossima.